Terezzo Pegurri. Ho lavorato 40 anni allo stabilimento e ho 93 anni. Compio il 94 alla fine di quest'anno, a novembre. Stabilimento Labec qui a Sovere, che hanno buttato giù tutto adesso, allora. Filatoio. Io avevo un fratello, era via militare, è stato via Germania, e basta, avevo solo un fratello, papà e mamma erano morti. Mia mamma ha 38 anni e mio papà 61, perché è morta di parto. Ah, sì? Allora, tanti anni fa, gli miei mezzi di fare il taglio cesareo o cosa, non so, perché io avevo 7 anni. Dopo mio padre si è sposato un'altra volta, aveva una matrigna cattiva che mi picchiava sempre. Io le rispondevo, ma però guardavo tutto quello che faceva. Comunque, e cosa faceva suo padre? Mugnaio, il mugnaio giù sotto il ponte lì che è dietro a cadere. Sono nata lì io. Dopo è morto lui, mio fratello è andato a Costa Volpino da un mugnaio a fare come il famei in Gadiglia lì, e dopo è andato militare. È stato via un po' per la guerra o per Germania, ma veniva, se veniva a casa andava là, perché io ero da sola e andavo al filatoio e non potevo, insomma, stare mia in casa nostra. Dopo siamo andati via da giù là, è andato giù un altro a fare il molino. Comunque io sono nata là, anche mio fratello, siamo nati giù al mulino tutti e due. Che allora non c'erano le medie, andavamo alla quinta e basta. E dopo bisognava lavorare, alle 16 anni sono andata al filatoio, sono stata giù fino a 55. Adesso è 40 anni e più che sono a casa. 40 anni ho lavorato, 40 anni sono a casa e più. Però è stata la guerra, che questa qui, perché mio marito era partigiano, e dopo venivano i fascisti e anche i tedeschi a guardare nel letto se era caldo, se era mica caldo la mattina, e ho dovuto andare partigiano. Avevo fatto quattro guerre, Monte Bianco, la Grecia, l'Albania e la Russia, e dopo è andato a farsi uccidere qui ad Arfo. No, raccontava poco perché veniva a casa poco. E quindi vivevi una volta ogni quando, ma non raccontava niente perché aveva paura che venisse, che c'erano qualche spie. Nascosto o cosa, sì. Ma ricordo bene quel giorno lì. Ricordo che io non andavo fuori più di casa, ecco, ero incinta da 8 mesi e più, perché Daniele è nato il 16 maggio. Quindi era, ecco, proprio in attesa. Ecco, appunto, ero in attesa e dopo non andavo proprio fuori, c'era un disastro, tutto il paese,
facevano festa tutti, come festa, ecco. Ho sentito cosa perché sentita? Io avevo la casa su di sopra la chiesa e c'era, non tenga di via, c'era un orto che si vedeva giù tutta la parte di là, come qui a guardare giù là, ecco. Mm-hmm. Si vedeva tutta sta gente agli aree, ma io non uscivo di casa. Ma io non so, la Repubblica credo, mio padre era già morto, è morto presto del 41. Mm? Vivevo da sola perché mio fratello era via militare. Dopo è stato via in Germania, l'hanno preso e mi hanno mandato in Germania, è stato via sempre. È venuto, avevo già Daniele grandino, 2 anni in giro, sì.